Amiche e amici del pianeta, eccoci pronti per l'esplorazione di nuovi territori appartenenti alla regione dei Balcani. Durante questo viaggio andremo alla scoperta delle bellezze naturali e di alcune tipiche località presenti in Romania. Abbandonata l'Italia, transiteremo in Slovenia, attraverseremo buona parte della Croazia per poi entrare in Serbia. Poco prima di Belgrado, svoltando verso nord-est, raggiungeremo il confine con la Romania. L'itinerario rumeno prevede la visita della regione del Banat, della Transilvania, per poi addentrarci più a nord in quella del Maramures. Spostandoci verso est raggiungeremo la Bucovina, rientreremo in Transilvania e concluderemo l'esplorazione della Romania spostandoci all'interno della Muntenia per raggiungere a sud la regione della Dobrogea. Il tragitto, che comincia con l'entrata in Slovenia e termina con l'arrivo alla frontiera rumena, prevede la percorrenza di circa 850 km. Poco meno se in Slovenia, pagando la vignetta, si percorre l'autostrada che conduce a Lubiana e Zagabria. Noi decidiamo invece di immergerci nel verde e guardarci un po' di introterra sloveno per entrare dopo circa 50 km in Croazia. Lasciandoci la costa e il mare alla nostra destra, cominciamo la risalita e l'attraversamento delle Alpi Dinariche per raggiungere Zagabria. Terminato il percorso alpino, una lunga discesa ci conduce alle porte della capitale croata. Da qui comincia il lungo tratto di pianura che termina con l'arrivo in prossimità di Belgrado. Evitiamo la città e, puntando verso nord-est, ci avviciniamo al confine con la Romania. Eccoci, entrati in Romania. Allora, adesso non si vede una cippa, 47 km da Timișoara, mi avvicino. Vi saluto e domani inizierà l'avventura qua in Romania. L'esplorazione di questa fascinosa terra che si divide in 41 distretti comincia dalla città di Timișoara. Successivamente ci sposteremo più a est per visitare il castello dei Corvino, per poi risalire verso nord-est e raggiungere Alba Huglia. L'itinerario prosegue raggiungendo l'ingresso nord del Parco Naturale Apuseni, per poi addentrarci nella riserva naturale e visitare alcune delle località poste al suo interno. Un buongiorno dalla Romania e da Timișoara. Questo qua è il parcheggio che ho trovato ieri. Sono arrivato alle 10:30 ore italiane, 11:30 ore rumene. Le prime considerazioni qua di Timișoara, a parte che sono contento di essermi fermato perché è una città, a tutti gli effetti, però tutto sommato è stato importante perché ho iniziato a capire un attimino alcune cose. Per esempio, visto che in Italia c'è sta nomea, no, dei rumeni che bevono, poi investono le persone, tutta cazza, tutta una propaganda mediatica, perché qua, anzi, quando tu ci sono le strisce pedonali, e non quando tu sei lì sul bordo per passare la strada, attraversare la strada, loro allora si fermano. No, loro si fermano quando vedono una persona che sta arrivando alle strisce pedonali, cioè è incredibile. Ma veramente, un rispetto del pedone che in Italia assolutamente non c'è. Timișoara, appartenente alla regione del Banato, con i suoi 400.000 abitanti, è la più grande città della parte occidentale del paese. Solitamente le città non vengono inserite nei nostri itinerari, ma Timișoara è molto importante per la storia della Romania, in quanto nel 1989, proprio da qui, ebbe inizio la rivoluzione contro Ceaușescu, che mise fine definitivamente al regime dittatoriale. Inoltre, la sua visita può agevolare la comprensione di alcuni caratteri di questo stato e della sua popolazione. Tra tutte le definizioni viene associata Timișoara, direi che la più, tra la piccola Vienna, la città dei fiori, quella più secondo me adeguata è la città dei parchi, perché ce n'è veramente tanti. Fondata nel 1212 sul sito di un antico fortilizio romano, Timișoara è una città culturalmente vivace grazie ai molti giovani che frequentano l'università.
Eletta nel 2023 capitale della cultura, Timișoara è molto apprezzata per i suoi edifici in stile barocco e per un'architettura che segue lo stile secessionista. Come già riscontrato in Albania, anche qui le chiese cattoliche convivono accanto a sinagoghe e cattedrali ortodosse. A causa di un'anima fortemente cosmopolita, non è raro trovare persone che parlano 4 o 5 lingue. Rinomata meta turistica e famosa per la sua movimentata vita notturna, la città dispone di numerose aree verdi e di piste ciclabili. Anche a Timișoara ci sono le piste ciclabili, non proprio come nei paesi nordici, però se per esempio ti vuoi fare una bella sbiciclettata o una passeggiata accanto al fiume Bega che attraversa la città, si può fare. Oltretutto, essendo alberato, è anche piacevole perché non sei sempre sotto il sole. Il suo centro storico, relativamente piccolo, consiste in gran parte di edifici risalenti all'impero austriaco. Presso Piazza Vittoria, uno dei centri più vitali della città, si trova la cattedrale ortodossa più famosa di Timișoara, la cattedrale metropolitana, caratterizzata da un tetto a mosaico. Circondata da edifici barocchi, fu costruita tra il 1936 e il 1941, in stile neomoldavo. Poco distante da Piazza Vittoria, passando per la colorata Via degli Ombrelli, si arriva in Piazza della Libertà. Attraversata l'ampia piazza, a circa 200 metri dalla stessa si giunge presso quella che viene definita da molti la piazza più bella della Romania, Piazza dell'Unità. Su questa magnifica piazza rettangolare, progettata nel XVIII secolo, si affacciano edifici in sontuoso stile barocco viennese, di color pastello. Sui lati est e ovest, anch'esse edificate nel XVIII secolo, si trovano le cattedrali cattoliche e ortodosse, mentre al centro dell'ampio giardino si trova la colonna della Santa Trinità, eretta per celebrare la fine dell'epidemia di peste che colpì Timișoara nel 1730. Vi salutiamo della Timișoara! A tramonto inoltrato e con l'arrivo dell'oscurità, l'intera piazza si illumina delicatamente, rendendo questo ampio spazio un luogo veramente incantevole. D'altronde, i rumeni hanno dimostrato di saperci fare con l'illuminazione, essendo stata la prima nazione in Europa a sviluppare nel 1884 la rete elettrica. Timișoara si è rivelata una città dal duplice aspetto, mostrando un'urbanizzazione all'avanguardia in cui però si alternano aree moderne e ben conservate ad altre fatiscenti, dove si percepisce la presenza di degrado e incuria. Musica rumena! Autostrade rumene per il momento sono ben tenute, anche perché credo che siano abbastanza recenti, l'asfalto era molto bello, mentre le strade provinciali della campagna sono tutte rattoppate. Essendo la Romania famosa per i suoi fiabeschi castelli medievali, entriamo, spostandoci verso il suo interno, nella regione della Transilvania. In poco più di 2 ore raggiungiamo la cittadina di Hunedoara, la cui provincia corrisponde per gran parte del suo territorio all'antica Dacia.
cui facciamo visita al castello dei Corvino. Sito sulla collina di San Pietro, a dominio del fiume Zlasti, il castello riunisce armoniosamente elementi di architettura tardogotica e del primo Rinascimento. La prima fortificazione pare risalga al XIV o XV secolo. A trasformare la struttura in un vero e proprio castello fortificato fu Johan de Hunedoara, uno dei più importanti leader militari e politici del XV secolo in Europa. Prima utilizzato come residenza signorile fortificata dagli Uniadi, detti anche Corvino, poi come residenza nobiliare da importanti famiglie transilvane. Castello, che si ammira ai giorni nostri, è il risultato di una vistosa ristrutturazione avvenuta nel XIX secolo, che ebbe luogo a seguito di un disastroso incendio e diversi decenni di totale abbandono. Oggi, adibito a museo, ospita mostre e concerti. Purtroppo il contesto paesaggistico in cui si trova non è particolarmente suggestivo, trovandosi a ridosso della cittadina e circondato da fabbriche dismesse e altre strutture fatiscenti. Entrando nella proprietà, a destra si trovano le carceri. Proseguendo, si giunge al cortile sul quale si affacciano le ampie sale in pietra e le ripide scalinate che conducono alle torri. Qua dove si prendevano le decisioni sulla sorte delle persone o del potere del castello. Ah, questa sedia farebbe proprio per me. Giusto un po' ripide queste scale. E siamo usciti anche di qua. Questa è la sala dei cavalieri. Andiamo dentro a vedere. Qui faccio un piacevole incontro con un musicista di corte che ha fatto da cicerone e che gentilmente ci ha donato alcune melodie medievali per raccontare questo castello. This is medieval music? Yes, what I did was improvising on the medieval style music. Ah. So basically I was improvising. But yes, you, in the medieval times you would hear something like... Which is the name of this room? Well, this was the night hall. The night hall? Yes, the night hall. Where the people in the evening met, no? Yes, this is the place where the knights would gather and the nobles as well and to plan everything. And they said that this was also a place used for judgment. The legend says that the nobles, not everyone, only the nobles who were found traitors, would have been both here to be judged by the one who built this castle, Johan of Hunedoara, Johannes Uniade, by himself. They would be put on that trap. Next to the window it's a trap. And if what they are saying during this the judgment time does not match what our great ruler wants to hear, he will pull a lever and they will fall 3 meters high on stones or on spikes. And if they manage to survive, it means it was a sign from the divines and they shall be forgiven by all of their sins and given freedom. And yes, this is the main hall of the castle. He started building the castle starting with this very hall. I can say that it's the heart of the castle, actually. Con l'imbrunire alle porte, cerco un posto per la notte nella periferia di Hunedoara. Sono dovuto fermare perché, cioè, è vero che sono kitsch, ma veramente kitsch. Non riesco a capire se sono case dei super ricchi rumeni. Guarda te qua che roba questa.
con la GoPro si sbircia da tutte le parti. E che roba! Considerati tutti gli ornamenti delle inferriate, credo che sia qualcosa per ricconi. Sta roba qua l'ho trovata perché stavo cercando un posto fuori dalla città, un po' imboscato con qualche alberello, e sono capitato qua. Qua c'è la music. Bisogna capire un po' quale le etnie. Comunque mi hanno detto che questo qua è una è un'area privata. Sorry, do you speak English? Yes. Okay. This kind of house are typical from Romania? Yeah. Really? Yeah. But only in this part or all Romania? Okay. In all Romania you find this kind of house? Ah, ok, thank you. Qua ti chiedono i soldi, poi vedi i SUV, vedi... vai a capire. Tutti grassi bambini, oh. Anche le donne, in effetti, ma i bambini erano tutti grassissimi. Stiamo lasciando Unudeara. Sembra tenuta bene, poi c'è questa pista ciclabile rossa che mi fa impazzire. Adesso mi sto dirigendo ad Alba Giulia, che è ancora più a est, quindi ci portiamo sempre più verso il centro della Romania, nella pianura della Transilvania. È un'altra cittadina, però ha una parte storica che è molto particolare, oltretutto staccata dalla città attuale. Per raggiungerla devo percorrere 80 km e arrivo in conosciuta nei tempi antichi con il nome di Apulum e importante centro economico-militare della colonia romana, Alba Giulia è posta nel centro della pianura della Transilvania. Eccoci arrivati ad Alba Giulia e per la precisione siamo ad Alba Carolina, che è la cittadella storica di questo territorio. Costruita all'inizio del XVIII secolo da un architetto italiano, tal Giovanni Morando Visconti, la fortezza di Alba giace sulla collina adiacente alla città. La sua edificazione fu ordinata dagli Asburgo per contrastare l'offensiva dell'impero ottomano. La fortezza è stata attaccata una sola volta nella sua esistenza, nel 1849, dagli ungheresi, ma non è mai stata conquistata. La sua particolare forma, una stella a sette angoli, è visibile solo dall'alto. Progettata su una superficie di 110 ettari, è la più grande fortezza della Romania, oltre ad essere il più suggestivo monumento barocco della provincia. L'infinita cinta muraria è composta da mattoni e pietre provenienti dal sito romano. Sette bastioni, alti più di 10 metri, e le sei porte monumentali barocche racchiudono un forte centrale. Dopo il fossato vi è una seconda linea difensiva, con altri bastioni, e successivamente una terza, la più esterna. La cittadella ha ben sette porte monumentali d'ingresso. A fronteggiare l'ingresso della porta nord-ovest spicca la cattedrale ortodossa Reintregiri Neamului, la cattedrale di riunificazione della nazione, che oltre ad avere un fantastico cortile circondato da portici, vanta un campanile alto 58 metri. Sul lato destro della cittadella si trova la Cattedrale Cattolica di San Michele, costruita nell'XI secolo in stile romanico e rivisitata nel XV secolo in stile gotico.
Cuore della fortezza è la bella piazza della città, dove si affacciano due dei principali musei cittadini. Attualmente al suo interno, oltre ad essere visitata da moltissimi turisti, si svolgono dei festival culturali e concerti realizzati da orchestre famose in tutto il mondo. Lasciando la Transilvania alle nostre spalle e puntando verso nord, dopo 198 km di trasferimento, raggiungeremo il parco naturale Apuseni. Il paesaggio che si incontra è un piacevole mix di colline e pianure, mentre alla nostra sinistra si intravedono i rilievi montagnosi che visiteremo domani. Bon, sono arrivato a Gileu, che è un po' dopo Cluj-Napoca, ed eccoci pronti a visitare i Monti Apuseni. Subito qua a Gilau c'è una strada che porta su ai monti, non sono monti alti, però è quell'alpeggio che a me piace, molto dolce, e quindi secondo me trovo pane per i miei denti. Pur essendo famoso per contenere oltre 1500 grotte e numerose cascate, noi ci occuperemo di evidenziare un altro aspetto che rende noto questo parco, ovvero la bellezza della sua natura che si esprime proponendo, oltre a numerosi laghi, ampi altopiani collinari. Un piacere unico per la vista. Altra prospettiva, siamo sempre sul lago oltre la diga. Qualcosa mi dice che mi sto andando a mettermi nei pasticci, perché ho appena chiesto, non mi sono reso conto che ero vicino alla riserva, e alla prima persona che ho chiesto ha detto che proprio non c'è nessun benzinaio per tutta la montagna. Al limite in qualche villaggio chiederò il gasolio. Non esiste tornare a Gilau per fare gasolio. Ma io confido nella disponibilità della popolazione balcanica. La strada per ora è fondamentalmente bella, è un saliscendi. In poco più di un'ora dall'ingresso al parco raggiungiamo il primo passo. Trovato i miei salvatori. The people who save me, because they told me, mi hanno detto che c'è un benzinaio qua a 4 km, wow, così posso fare tutto quello che voglio. Questo è il benzinaio che era a 4 km dalla loro abitazione. Adesso torno un po' indietro e alzo il drone perché è spettacolo. Qui ci troviamo presso Marisel, una località posta a circa 1000 metri sul livello del mare. Oltre ad essere collocato in un contesto paesaggistico formidabile, durante l'inverno offre l'opportunità di sciare. The light is fading fast from this old town we gotta go. Our bags are packed, so what we waiting for? There's no point in delaying what we both already know. Escape this town with me. Escape this town with me. We could rent a room and watch the stars dance round the moon. Al posto di andare direttamente a Poiana Orea, Miriam mi ha consigliato di andare a un lago, quindi adesso
adesso c'è un bivio più avanti, girare a destra, allungo un pochettino il giro, ma è bello, è il posto fantastico, sono proprio quegli alpeggi, quegli altopiani per cui io vado pazzo. Ah, un'altra mucchetta. Qua hanno appena rifatto l'asfalto. C'è il Gran Premio della Montagna delle Mucche. Questa è una mucca velocista che in montagna se la cava male. Adesso stiamo andando giù al lago, la località si chiama Belis. Creato tra il 1970 e il 74, ad un'altezza di 990 metri sul livello del mare, il lago artificiale Belis Fantanele è il più importante e famoso dell'intero parco. L'inondazione del bacino ha seppellito interi villaggi. Presso Giurcuta de Jos si trova una chiesa dell'ex villaggio che spunta dalle acque del lago, solo però quando queste calano vistosamente di livello. Scesi di quota, per qualche centinaio di metri, la strada che scorre verso sud, lungo la parte orientale del parco, ci conduce a Poiana Aurea, una graziosa località che si sviluppa sul versante orientale della valle che la accoglie. Ora, per raggiungere la località dove vorrei pernottare, decido di intraprendere una strada alternativa, molto meno confortevole, ma che mi farà risparmiare tanti chilometri. Giurcuta de Sus, io dovrei andare su di qua. Oh oh oh. Io sono una cappadura. Siamo già con una bella salita. Ho trovato una persona e secondo lui non è il caso di andare avanti perché col camper dopo la strada è molto peggiore. Ma puoi provare. Tanto al limite. Se non riesci, al limite rimango. Io ritorno e. Ecco. Ci sono dei posti dove girare comunque. Sì, sì. Ok. Sì, sì. Il posto... Io non sono andato fin. Sono andato un chilometro o due. Ah, massimo. Quindi dopo non sì, sai com'è. Io non lo so com'è. Dai, ok, vediamo un po' come va. Ciao, buona fortuna. Ciao, grazie. Si inizia a fare un po' più bastarda, rischio di impantanamento, dai che ce la fai. Allora, ho già fatto più di 10 km, la strada ogni tanto c'è sempre queste pozze più o meno profonde, per ora è andato tutto bene. Aia, 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 aia. Questa qua che bello qua, guarda, la strada si sta facendo sempre più, ci sono quei sassi giganteschi, adesso c'è questa salita che dai amore mio, salita incredibile, purtroppo, nonostante questa ulteriore difficoltà, salita, qua ci sarà il 30%, ebbene sì, sono arrivato sulla strada asfaltata. Ma vieni di gratto! Ehi! Oh! Cazzo, c'è un eco. Ciao, adesso cerchiamo di capire se andare di qui o di qui. Ma ho fatto, se non sbaglio, 30 km in quelle condizioni là, insomma, una bella botta. Oh, dai che stiamo arrivando a un passo. Sì, ci sono delle case, ma vieni che domani mi sveglio con una mega panoramica. Ah, ho fatto bene, ci sono pure i cavalli nella prateria. Sono le 9:40 di sera. Bellissimo, basta, non faccio vedere più niente, domani spettacolo. Grazie Romania. Buonanotte. Buonanotte.